Io parto sempre dal sostegno economico, quindi ovvio che va superato un po' quello che sono i limiti del patto di stabilità, che sta strozzando, ma non noi, ma tanti comuni in Italia, quindi è questo che il governo deve agire, deve riuscire ad allargare quello che sono i cardini adesso di questo patto. Beppe Grillo porta avanti con i suoi toni, con i suoi modi, tutta una serie di battaglie, noi nel concreto tutti i giorni nell'amministrazione di una città, come dire, abbiamo da sempre il nostro tono, è una realtà del territorio oggi, è importante esserci, non c'è nessun motivo di polemica. Siamo pure simpatici nel messaggio che proponiamo, quindi si fa pure una risata a me. Apriamo con le politiche. Sì. Aspetta, chi sta qui? Io penso che da questo governo il nostro territorio si aspetti delle scelte che mettano al primo posto lo sviluppo economico e un aiuto a quell'impresa manifatturiera che ha bisogno della ricerca, ha bisogno dell'innovazione e che è disponibile a crescere anche di dimensione. Noi abbiamo a Parma alcune grandi imprese come la Barilla che stanno investendo. E ci sono tante piccole imprese che hanno delle idee straordinarie che meritano solo di avere un clima e un contesto che li aiuti a esportare. Quindi se lei dovesse avere un faccia a faccia con Monti in questo momento in specifico per Parma, che cosa chiederebbe proprio? Adesso che sono a tavola insieme glielo spiego di cosa abbiamo bisogno. Sostanzialmente di questo che io credo, principalmente. Aiuto alla ricerca, all'innovazione e sostegno all'impresa manifatturiera italiana. Cosa chiedete al Presidente Monti? Io in modo particolare chiedo di eliminare veramente tanta burocrazia che c'è nelle amministrazioni pubbliche, quindi di aiutare i sindaci con delle leggi di buon senso a togliere la burocrazia che c'è, aiutarci a togliere gli sprechi che ci sono anche nei piccoli comuni e che portano poi all'inefficienza dei servizi. Nel contempo un rapporto serio che sino al momento non c'è, cioè dei tagli lineari che ha fatto il Comune di Berceto quest'anno in corso d'opera, ha ad esempio 220.000 euro in meno dal governo rispetto a soldi che erano già pochi lo scorso anno, che erano 628. È oltre il 34% di tagli che non ci sembra giusto. Poi ci sembra ridicolo lasciare i comuni nelle condizioni di fare i bilanci sino al 30 di novembre. Sembra un grande professore, un grande luminare posto al letto di un ammalato al quale però è rimasta la febbre a 41 già dal novembre dello scorso anno sino ad oggi. Non è migliorato assolutamente nulla, per alcuni versi è peggiorato. Migliorato molto l'immagine dell'Italia in giro per il mondo.